dice quella, signor Montrucchio, come dice? Si concentri, signor, dica dica. Ma andiamo da papà, gli dimo, signor Montrucchio. E quello dice, chi è Musso Montrucchio? Sei tu. Ma tanto lui non l'ha visto la... può darsi che neanche... cioè l'ha vista, ma mi sa che neanche se la ricorda. La scarpetta nel piatto, mai. No, la scarpetta... la scarpetta del pane, mai. Ah. Tovaglia da scollo, mai. Il telefono in tavola, mai. Allora meglio non andarci al ristorante, vero che è? Sigaretta che ho finita, va. Fai il bravo, va. No, no, aspetta, ti do le capelli, Gaia. Buongiorno, Ciccia. Ti posso lavoro, va? C'era la macchina in bianco, sei rimasto. Coccolina dolce cuore. Quella di Yu-Yu? Yu-Yu. L'amica vincente. Ieri te. Ci vedo. Il giorno prima del colloquio è sempre stesse mila perché sei col pensiero che non vedi l'ora di abbracciare tua moglie, tua figlia. Sei proprio questo pensiero, se metti questo pensiero dici mamma mia, quando vedo domani? Basta mai. Cioè la notte manco se dorme perché se pensa sempre al colloquio di domani. All'inizio è bello, è differente, c'era disperazione, c'era ansia, c'era gioia. Ma più ansia, insomma, adesso è normale perché so che sta lì. Perché sei stata brava? E quando ho fatto cattiva? Ieri. Perché è tutta la preparazione, poi dopo aspetti, fai un'ora, dopo vai via e è finita la giornata e il sabato è come se non esistesse. Come il sabato, potrebbe essere il martedì, potrebbe essere il giovedì. Però è routine e non è bella. Non mi aspetto niente, lui non si aspetta niente, credo io. Ma penso che sia così anche per lui. Non è bello. Cioè io non posso dire che è bello andare da Mauro. Come ci incontriamo al colloquio, cerchiamo di scambiarsi un sacco di idee, oppure, amo, mi raccomando, aspetta, può darsi che domani, fra un mese esco, fra tre mesi esco, fra un anno esco. Ma che pensi, reggi, dove ti trovi in atromo, insomma, che pensi, se vogliamo lasciare, decidiamo, insomma, cioè, che vuole che pensi. E niente, fino a oggi, uno regge, poi può darsi che andando più di là, la cosa si può rompere, può finire. Come può darsi che già è finita, che io sto dentro, lei sta fuori, magari si è fatto l'uomo, io sto dentro. Lo so. Ieri non ti sei voluta fare il bagno. Mi voglio commettere i capelli. Allora li devi tagliare, Gaia. Anzi, voglio come papà. E allora li devi sempre tagliare. Stanotte ti svegli con questo pallino, dai. Vivi dei ricordi, che tu magari stai con la donna tua, ti ricordi che stavi a letto con lei, stavi in una favola, hai fatto le pece sozzate, stavi benissimo tra te e lei, giusto? Benissimo. E ti rivengono in mente queste cose la notte. Cioè,
che o starà a fare con altro? Subito pensi, no? Cioè, ma non è perché quello sta a fare con altro. Come può essere? Però dice, il pensiero è quello, la malignità è quella. Gà, non te trucca! Io mi trucco perché sono brutta! Se papà dice qualcosa perché l'hai voluto tu, eh? Credo che non si abbandona mai nessuno, siamo stati sempre uniti, c'è un filo che ci lega e quel filo ancora va... C'è il sentimento, anche se... Giustamente non è un sentimento bello come poteva esserlo fuori. Non è che è cresciuto di più perché lui sta lì, anzi è il contrario, perché crescono ansie, crescono problemi. Andre, ne puoi donare i piedi meglio, eh? Per forza marcio tu la nasce. Ma che è successo? Che è successo? Adesso che è successo un casino, l'acqua non è cibo a lui. Io lì devo andare, se lui stava a Milano io andavo a Milano. Oddio, ma che ci ha fatto? Mi permette? So, due vite che si sono fermate, tre vite, perché metto anche di mezzo quella della bambina. Lui che non ha visto crescere la bambina, io che non ho visto lui con la bambina. Ma... Metti bene la linguetta, se no non è valido. So, tre vite spezzate. Aspetta, non la può tornare. Eh sì, no, non è valido. 5 euro a chi vince. No. E vai, 5 euro! Vabbè, non abbiamo fatto la gara, su. Dai, su, 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 non abbiamo fatto la gara. Dai, su, fammi un bacio, dammi un bacetto. Dai. E dai, dai, su. Mannaggia il diavoletto che ci ha fatto litiga. Pace, pace e libertà. Con i soldi di papà ci compriamo il baccalà. Con i soldi di mammina ci compriamo la minestrina. Pace. Se sta al colloquio, pensi pure da fare senza colloquio. Se al colloquio ci pensi, dicevo, guattame, se andiamo a stare a fare qualcosa. Solo che giustamente, cioè, quando c'è una moglie che dice no, io non so, questa cosa non mi interessa valle proprio nel qua, capito? Cioè io dico scherzando, però giustamente, con quella falesia. Vorrei esprimermi di più con lui, però è impossibile, non riesco e neanche lui. E neanche lui, no. Ci si pensa pure del brutto, insomma, dai. A voglia a distrarre, cerchi a distrarti, come io per esempio faccio 7.000 attività per distrarre, per non pensarci. Lavoro, azienda agricola, giardiniere, porta pacchi, vado a scuola, non c'ho il tempo da girare, lega ambiente. Proprio per evadere da. Perché tanto l'unico chiodo fisso è quello, non ce ne sta un altro. L'unico chiodo fisso è solamente sesso, l'altro non ce n'è. Cioè, non so neanche la gente come fa a ridere, giocare, scherzare. Cioè, io sono diventata proprio un iceberg, poi... Amore un po' di... sì, o pensi, perché ci avevo amore, però un po' di... Ti sei un po' spenta la cosa, no? Colloquio! La focaccina. Che dice, guarda come giubbotta con il blocco. Guarda, mo martedì che è carnevale. Ti vesto. Io vado a lavorare. Ti porto all'asilo. Poi dopo ti vengo a prendere. Vieni all'asilo da me, ti fai vedere da Lucia, dalla maestra Paola e dalla maestra Anna.
Poi andiamo a mangiare la pizza all'outlet, va bene? O a Frascati, poi vediamo. Io e te. A Frascati vuoi andare? Cioè io come l'ho conosciuta oggi ancora è lei, cioè io parlo sempre. E com'era nel senso come mi guida, come mi guarda, come mi parla, come si muove, come mi abbraccia, come. Cioè, capito? Il distacco lo senti, la lontananza del pensiero ben altro che c'ha lei, lo senti. Come lo senti? E lei anche, se c'erebbe un altro, non penso che ci sarebbe tutto questo appiccicamento, perché cioè, non servirebbe. Cioè, una che ti si mette ancora a piangere al colloquio, insomma, capito? Cioè, fino alla settimana passata, capito? Te mi piagni, la telefono e piagni, insomma, piagni perché sente questa mancanza, non vedrò che viene a casa, ma non vedrò che è a casa, buba. Cioè, se uno vuole sapere se io sono contenta che vado da Mauro, no, non sono contenta che io oggi vado da Mauro. Perché dopo è finita la giornata, dopo un'oretta la bambina piange, soffre, io sto male, lui sta male, perciò non posso andare contenta da lui. È brutto andare, è brutto ritornare, è brutto il momento, il tempo è proprio bloccato. Vieni qua, Gaia. No. 8 fino a 5. 1. Ora stella mia. Dai, andiamo a dare il nome da papà, c'ha ragione. No. Dai, andiamo a dare il nome dei cerchi. No, non piange, per cortesia, Gaia, per favore. Buongiorno. Buongiorno. Il più simpatico. Prego. C'è Gaia. Mi presti una penna per favore? Grazie. Glielo dai tu? Vabbè. Lo vuole da ragazzina. Ecco qua. La metti sua. Buongiorno. Ma che c'è entrata? Deborah, no, no, no. Allora. Siamo al mio quarto. È stato il tuo cirugino, vedi? Non mette... No. No. Non andare, grazie. Thank you.
L'amore adesso è fermo. Cioè, voler bene, sì, ma l'amore adesso che sentimentale. Cioè, non c'è un. Tu non vivi una situazione sentimentale adesso. Cioè, come recluso la sua vita, la vita di Mauro e anche la mia reclusa. State. Ciao. Sì. Bella da papà. Allora? Chiamo Fatima. È da un po' di mesi che sto qui. Dopo un periodo ho avuto l'autorizzazione di poter andare a vedere il mio compagno, di avere un colloquio interno. Andavo ogni settimana a vederlo, di lunedì. A tutto un tratto, l'ultimo colloquio che l'ho visto era 14 novembre, il giorno del mio compleanno. Era un giorno bellissimo, in compagnia sua, anche se ho passato soltanto per un'ora, ma ero felice quel giorno. Quando ho finito di fare sto colloquio, sono ritornata indietro, al solito posto nella mia cella. Lunedì, settimana dopo, sono salita a cancello direzione. Mi hanno fatto aspettare quasi un paio d'ore, insieme a tutte le mie compagne che andavano a fare i colloqui allo stesso istituto. Poi dopo mi hanno detto: Fatima, può passare dall'educatrice, dal suo educatore, perché deve parlargli un attimo. Ho detto certamente sì, ma posso sapere il motivo? L'agente penitenziario che stava lì vicino ha detto che non sapeva il motivo e mi ha detto: prosegui la quarta porta, bussa e entra lì. Ci sono entrata, mi hanno detto: guardi, il suo marito il 17 è stato trasferito a un altro carcere.
Non avevo più parole. L'unica cosa che sentivo era il male. Per circa 5 o 10 minuti ho provato di trattenere le lacrime, ma non ci sono riuscita. Perché lì ho sentito che una parte del mio cuore non c'era più, è svanita. Allora, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi dovete andare a colloquio nuovo con me. Sì, buongiorno. Questa notizia che ho saputo, credo che non riuscirò mai, poi mai ad andare avanti così, pur di sapere che non potrò rivederlo, almeno per una ora. Le mie compagne di cella, siamo in cinque, mi chiedono se posso confidarmi con loro. Che cosa ho? Non mi va di raccontarli anche alle mie amiche, alle mie compagne di cella, perché lo so che anche loro hanno dei problemi. Il nome è fuori? Caldaras. Come? Caldaras. Poi? Jankovic. Sì, poi? Fagiani. E? Carvalho. Sono quattro? Sì. Ok. Ho fatto una domandina richiesta al magistrato e me l'ha accettata. Mo sono autorizzata una volta a settimana per 5 minuti. Posso parlare al telefono. Tu
Buongiorno a lei. Allora, chi c'è? Dai di nome. Uno che mi ricorda, poi? E poi? Perfetto, quattro. Finché aspetto un'altra settimana, quei 5 minuti, tutto l'affetto che provavi per tuo compagno lentamente svanisce. Angelo, mi dica. Signore, mi scusi, ma dov'è lei? In aereo? Perché non si sente niente. Meno male. Allora, signore. Signore, io c'ho una banca, eh. È una banca? Le ripeto subito. Sì, signore, noi rispondiamo a tutta Italia. Anche se c'è un sacco di gente che praticamente molto spesso certe volte dicono, ma tipo i milanesi, no, i bresciani, ma lei di dov'è? Ma lei non risponde da Milano. Dico, no, signore, sinceramente. Allora, fa una cosa, a Napoli sono sempre molto gentili, molto solidali e molto disponibili. Tu prova un po' a chiamarli, magari ti danno, qualcuno si affaccia, sai come sono, si affacciano alle finestre, uè, qua c'è sta una signora che sta cercando il numero di telefono. No, dai, sono gentili, vedrai che ti aiutano. Non ha risposto Gabriele? Sì. Vabbè, io poi... Ah, io domani sono di riposo. Quelli sono i turni di riposo? Io domani sono di riposo. C'è scritto 21 per turni di riposo. Io sono qua fino ai 4 oggi. Vabbè, io ti porto le cose. Vabbè, dopo ci vediamo, dai. Dov'hai? In cella, devo andare a prendere una cosa. Lo so, ma devo andare a prendere una cosa. Deborah.
Arrivo. Io vivo nella sezione transessuali. Antonio l'ho conosciuto casualmente nel 2002. 2002, adesso non ricordo bene in che periodo. Praticamente io uscivo dalla mia sezione e io lui l'avevo notato da un po' di tempo, no? L'avevo notato che siccome dalla nostra sezione si vede, diciamo, dal cancello c'è l'area passeggi degli uomini. E allora gli uomini vanno avanti e indietro così, quindi c'è questa forma anche di conoscenza, ciao, come stai, buongiorno, è come un lanciarsi dei messaggi con le persone. Francesco! La chiesa ogni tanto qui fa la cresima, fanno le cresime, i battesimi per chi non ha ricevuto, diciamo, questi sacramenti. E io, diciamo, volevo cogliere l'occasione per cresimarmi. Ero alla ricerca di un padrino. Gli dissi, senti, mi vorresti fare da padrino? Perché dissi, guarda, per me sarebbe una bella cosa. Praticamente lui non se lo fece ripetere due volte, mi disse di sì. E da lì, diciamo, c'è stata pure la scusa, perché poi alla fine abbiamo iniziato anche un pochino a frequentarci di più, perché noi poi dovevamo fare pure le prove e via di seguito. E quindi ci sono stati tutti i preparativi per questa cresima. Buongiorno, sono Angelo, mi dica. Sì, cosa cerca lì? Signora D'Alghero, non ho capito. Ah. Signora, guardi, allora, il comune si sposta in 29 vie o qualcosa del genere. È arrivato il giorno della cresima e tutto quanto, abbiamo invitato delle persone speciali, però la mia famiglia non è venuta perché ho avuto un litigio con i miei non sono voluti venire. Non accettavano assolutamente che io, uno sconosciuto, mi doveva cresimare senza che loro lo conoscevano. Me ne sono infischiato e ho incominciato a fare tutti i miei progettini, io di sposa candida davanti all'altare. Ci hanno fatto dei regali, delle cose. Lui è stato un amore di persona. Dal giorno della cresima che noi abbiamo iniziato, diciamo, questo rapporto più intimo perché c'era più fiducia e poi perché lui era, tra virgolette, il mio padrino, quindi con questa scusa di essere il mio padrino io, la figlioccia o il figlioccio, in questo caso il figlioccio, ho iniziato questo rapporto fatto di sotterfugi, che ci incontravamo più spesso, chiacchieravamo, tutte queste cose qua. E abbiamo incominciato a scriverci delle lettere, ci scrivevamo e abbiamo incominciato attraverso queste lettere a raccontarci qualcosa di noi, i nostri desideri, le nostre speranze, il nostro bisogno anche di poterci dare qualcosa. Lui era abbastanza spaventato, ma siccome qui dentro i rapporti sessuali non se ne possono avere perché è impossibile, allora alla fine le nostre erano tutte fantasie, in lunghe lettere appassionate che ci scrivevamo, ed era un continuo via vai, un continuo cercarsi, perché ormai l'amore ci stava invadendo. Eravamo tutti e due rincoglioniti, eravamo proprio innamorati persi. Buongiorno, sono Angelo, mi dica. Il nostro primo bacio. È successo che stavamo in un corridoio della scuola, c'era una lezione di computer, quindi stavamo in laboratorio, eravamo un po' liberi, quindi scendevamo nei corridoi a fumare le sigarette perché nelle classi è vietato fumare. Stavo appoggiato a una finestra, fumavo una sigaretta, lui mi ha raggiunto e io sono stato invaso dal suo profumo. Ah, avevamo dei baci Perugina. Allora lui che ha fatto? Lui ha preso un bacio Perugina, me l'ha dato, io l'ho scartato, ho letto la frase che c'era dentro e io ci siamo guardati, ci siamo avvicinati e
ci siamo baciati proprio in un modo molto dolce ed è stato bellissimo. E tutto qua. Poi dopo quel bacio praticamente, siccome sentivamo le voci intorno, ci siamo staccati. Io ho sentito la sua erezione perché lui era eccitato, però io non ho pensato al sesso. Ho pensato che sentivo proprio il bisogno di essere abbracciato, anche io di sentire il suo calore. E da lì poi abbiamo iniziato proprio a innamorarci, a farci dei regali. Perché poi i regali, diciamo, in un certo senso erano come, diciamo, un modo di manifestare i desideri uno dell'altro, no? E quindi io arrivavo a scuola con i peluche di nascosto, perché tante cose non sono consentite, quindi arrivavo con i peluche di nascosto e preparavo tutte queste cose di straforo, che poi in carcere ricicli tutto, quindi io preparavo questa carta da regalo, la dipingevo io. Dalle lettere siamo arrivati a un vero e proprio diario, perché entrambi avevamo due agende che regolarmente passavano inosservate, ce le scambiavamo uno con l'altro, cioè facevamo finta che erano due quaderni della scuola che a fine giornata io gli davo l'agenda che avevo scritto la sera, lui mi riscriveva su quella, io rispondevo sull'altra e così era tutti i giorni questa storia. Ci ho tutte conservate queste cose. Perché poi noi stavamo dietro sti cancelli, ci guardavamo, ci facevamo i segni, era tutto un gesticolarsi, dei segnali particolari per darci la buonanotte a una certa ora. Il fatto stesso quando ci salutavamo, ci facevamo segno così come per dire ti amo, ti abbraccio anche io. E c'era anche questa sensazione della difficoltà perché entrambi desideravamo stare insieme, ma era impossibile. Quindi anche questo distacco ogni sera, quando tornavamo da scuola, era pesante. L'amore ci ha resi furibondi a volte, litigiosi, anche gelosi uno dell'altro perché c'erano altri transessuali che venivano a scuola, io dicevo scusa ma perché tu le guardi? E invece poi lui mi diceva che semplicemente era per una questione di educazione, quindi lì è scattato anche il meccanismo della gelosia. È iniziata la sua libertà, perché lui poi ha iniziato a prendere i suoi benefici di legge ed è stato un trauma per me. Ogni qualvolta che lui usciva per me era una tragedia, ma non perché io ero geloso, assolutamente no, anzi io avevo una grande fiducia, ma perché mi sentivo che io volevo dividere tutto questo con lui, no? E questo, diciamo, questo progetto non si realizzava. E quindi ogni qualvolta lui magari usciva, che se ne andava in permesso e via di seguito, per me era una grande solitudine. Ettore, dica, venga, arrivo.
Buonasera. Buonasera. Come sta? Quando è nato lei? 24-12-1967. Dove? A Lussemburgo. Dove ho il permesso? A Roma. Il giorno prima che lui usciva in permesso ero preso da una terribile ansia. Quando doveva ritornare per me era una festa proprio. Mano a mano questi permessi si sono allargati sempre di più e lì, diciamo, da parte mia non c'è stato mai nessun sospetto, perché io non pensavo assolutamente che lui, diciamo, si stava ricostruendo una vita, sì, ma questa vita se la stava ricostruendo con un'altra persona e per lo più con una donna. Quando esce dal commissariato, prima di andare. Va bene. Ci comodi anche i lavori. Ok. Grazie. E invece lui usciva periodicamente, si incontrava con questa ragazza che aveva conosciuto da poco, si è invaghito di questa ragazza e hanno iniziato ad avere rapporti sessuali e a costruirsi un futuro. Praticamente in 8 mesi di permessi, regolarmente loro si vedevano sempre giù in paese, perché lei è siciliana. E io ho scoperto tutto questo quando sono uscito la prima volta in permesso. Per me è stata proprio una tragedia, ma poi è stata anche un'incazzatura, perché poi ho tirato fuori proprio tutto l'uomo che c'era in me dentro. Nel senso che ho iniziato proprio ad affrontare tutta questa vicenda e ad affrontare sia lui che lei. La stessa casa dove lui diceva dovevamo costruirci un futuro, la stessa casa loro la dividevano insieme. Prima, quando io ad esempio mi affacciavo, non so, alla finestra, che io sapevo che lui se n'era andato, no, la sera io guardavo il cielo, pensavo, cioè, questi la sera stanno insieme, loro abbracciati così ad amarsi, io qui dentro a soffrire dietro queste sbarre. Pensavo a tutto questo e pensavo che per me era insostenibile, insopportabile, non finiva mai questo tormento. Salve, dove sta? Cognome e quando sei nato? Verdoni Domenico Angelo. Sei nato? 24-12-1967. Qua è il carrabile? No, questa sì. La rossa? Sì. Chiama? Verdoni Domenico Angelo. Sì, quando è nato? 24-12-1966. Benissimo. La colpa non gliela do a lui, però gliela do un po' anche, diciamo, a questa sua forse vergogna di aver scoperto una sua latente omosessualità, che non ha il coraggio di ammettere.
Poi alla fine ti ho detto, ritornando nel suo paese, nel suo habitat naturale, lui ha... si è lasciato coinvolgere, diciamo, da quelle che sono le convenzioni nel suo paese. Diciamo, ti rimetti la testa a posto, trovati una brava ragazza, quello e quell'altro. In fondo lui si è tolto dal carcere e si è andato a imprigionare in un'altra condizione.